È iniziata la partita nel frattempo. All'inizio, proprio per contrastare il Catania, essere la prima antagonista del Catania, con uno staff tecnico di primissimo livello, con il mister Novelli e il professor Alessandro Russo, che già avevano vinto in questa categoria a Messina, quindi uno staff importante, e uno staff che è stato cambiato per l'avvento di De Luca, quando Lamezia era sempre secondo in classifica. Nelle ultime 11 gare, gestione quindi De Luca, 5 pareggi, 5 sconfitte, un'unica vittoria. Una gestione sicuramente disastrosa. Disastrosa. Nel frattempo il gioco è fermo per comandare un calcio di punizione. Si è rialzato comunque nel frattempo Pietro Terranova, giocatore che sarà probabilmente incaricato di essere il riferimento più avanzato di questa squadra, la nostra grafica lo abbiamo collocato sulla parte più avanzata, ma adesso lo vediamo invece trovarsi sul settore centrosinistra, giocatore che invece Alma ci sembra quello che abbia maggiore capacità offensiva, la centrale della linea offensiva, mentre Terranova, che era stato dato come punta di riferimento, gioca nel ruolo di esterno a sinistra, con la sovrapposizione poi di Emmanuel, che parte dal reparto di centrocampo per cercare di sfruttare anche i centimetri a disposizione. Chiarella allora è messo al centro dell'area di rigore, il movimento di Sarau, la rovesciata e attenzione l'uscita da parte di Mataloni, De Luca che era praticamente sulla traiettoria del pallone. Eh sì, come hai ben detto, Alma parte come falso centravanti, questo perché è inorganico, il Lamezia non dispone di una vera prima punta, è stato la pecca principale del torneo della Lamezia, non avere una prima punta di ruolo, e quindi il tecnico De Luca fa variare un po' gli attaccanti che ha a disposizione, sono tutti trequartiste e tre mezze punte, tra Alma, tra Dessi e Terranova, e Borgia che è l'unico centrocampista che staziona proprio alle spalle, in questo caso di Alma. Difatti il movimento di Borgia mette in cammino i giocatori del reparto più avanzato, capiscono tutto quelli della Catania. Che scatto da parte di Marco Chiarella! Lo fermano con le cattive, ma lui riesce comunque ad andare in progressione. Poi lo scambio con la Pisardi, il pallone al centro, pazzesca la girata da parte di Sarao, che avrebbe messo a segno un gol straordinario anche nella lettura tattica di tutta la cerniera di destra della Catania. Lo strappo di Chiarella, l'incursione di Rapisarda, pallone messo al centro, il movimento di tacco di Salò e poi la girata adesso ancora una volta dell'attaccante della formazione rossa-azzurra. Mataloni è costretto a superarsi, guardate, con un tocco che comunque l'arbitro non vede, mentre state riguardando Chiarella. A quel punto resistito una carica, poi ha decelerato per un attimo, è andato in sovrapposizione Rapisarda, una di quelle azioni che coniugano il calcio con anche la tecnica, mentre sull'altro fronte del terreno di gioco primo intervento da parte di Betters, non stanno a guardare quelli della Lamezia, incrocio, il tiro ad incrocio con il sinistro da parte di Addessi, che ha messo la palla sulla sette di destra rispetto alla sua postazione, sinistra l'è andata a raccogliere Betters al terzo minuto, ma già al secondo minuto il Catania con Sarao ha provato davvero a mettere il pallone in fondo al sacco, una girata con l'attacco all'interno dell'area di rigore, azione corale di tutta quanta la squadra. E poi dicevamo Addessi con il gran tiro ad incrociare in due tempi l'intervento da parte di Betters. Oggi davvero giornata incredibile per Chiarella sull'auto di sinistra, primo piano invece per Claudio De Luca, l'allenatore del Lamezia Terme. Per lui un grande training prima dell'inizio di questa partita, ovviamente quasi 20.000 spettatori sono comunque uno stimolo e un incentivo anche per gli avversari. È chiaro che il Lamezia vuol far bella figura, vuol dimostrare
di non essere inferiore al Catania e soprattutto ha bisogno di punti per puntare ai playoff, che in questo momento sono veramente a rischio. E qui su questa cerniera di sinistra difensiva da parte della Lamezia ci sarà ovviamente uno degli scontri con l'evidenziatore di questa partita, sarà quella tra il classe 2004 Umberto De Luca e diciamo un 2002 che è Marco Chiarella. Ma abbiamo già visto qualche prologo di questa sfida e di questo duello. Catania che lotta sulla versante di sinistra del campo, raccoglie il pallone a Rizzo, l'arbitro comunque ferma il gioco per comandare un calcio di punizione. Il fallo è stato commesso da De Luca, si avvicina comunque Sarau sul punto d'impatto. Nel frattempo comunque si è rialzato Vincenzo Miliziano, non ci sono particolari traumi nei suoi confronti, scontro fortuito con De Luca. Silvestri nel frattempo, pallone giocato in profondità, difeso a vista da parte di Michele Somma. E qui nella nostra distinta ci sono tre De Luca, Giuseppe del Catania, Umberto che è il terzino della Lamezia e Claudio che è l'allenatore della Lamezia. Se mettiamo pure, esatto, se mettiamo anche i nostri assistenti e gli operatori del Catania, raggiungiamo anche 5 De Luca, una specie di grande comitiva. Mentre Rizzo mette un pallone per Sarau all'interno dell'area di rigore, calcio di rigore per il Catania. È entrato Sarau, l'uscita da parte di Mataloni, non ha avuto altro scampo l'estremo difensore se non andare a spingere l'attaccante del Catania. Il grande lancio di Rizzo e qua l'uscita di Mataloni. Sarau ovviamente si è andato a conquistare il calcio di rigore inequivocabile, proteste larvate da parte del numero uno della Lamezia Terme. Francesco Lori si è andato ad incaricare della battuta del calcio di rigore, ma diciamo che Sarau ha iniziato questa partita davvero con i giri giusti. Lancio di Rizzo all'indirizzo di Sarau, dopo Carlo commenteremo anche il gesto tecnico di Sarau che è partito con una grande percussione dagli 11 metri. Francesco Lori proprio sotto la curva sud, dagli 11 metri il tiro al dischetto e la parata incredibile da parte di Mataloni, gliela appoggia, voleva fare una sorta di cucchiaio, un tiro alla mascara, non si è lasciato intimorire Mataloni, voleva fare il colpo sotto e non gli è riuscito. Eh sì, sono i rischi di chi batte un calcio di rigore, di chi batte un calcio di rigore e di chi ha talento. Ecco, ha provato il pallonetto ma il portiere è rimasto fermo e non ha boccato. Tornando a Sarau, devo dirti che da un mese che è in una condizione psicofisica eccellente e si vede, ha fatto gol in nelle ultime gare in maniera costante, ha una condizione, ti dicevo, psicofisica eccellente, nel suo miglior periodo da quando è a Catania. Diciamo che evidentemente a questo giocatore serviva dover giocare più partite e soprattutto forse per la mole fisica e muscolare aveva bisogno di ormai prendere totale confidenza col campo. Mi pare che sia davvero un altro giocatore rispetto all'atleta che abbiamo comunque stimato nel girone d'andata. Peccato per il calcio di rigore sbagliato da Francesco Lodi, perché questo è un calcio di rigore sbagliato, ha voluto fare così una giocata ad effetto sotto la curva, ha capito tutto Federico Mataloni, ma può capitare nel calcio di farsi ingolosire da un gol da incorniciare e a volte sono gli avversari più bravi di te. Lorenzini, slot a destra per Castellini, premiato dicevamo prima, e qua adesso vorrei comprendere come ha preso un po' la panchina il calcio di rigore sbagliato a Francesco Lodi. Lo chiediamo subito a Marco Carli.
Un po' di delusione ovviamente è normale per la panchina del Catania sulla decisione soprattutto di Lodi di tirare in quel modo, ma insomma d'altronde il rigore lo sappiamo, si sbaglia solo se si tira e se si ha la qualità e la capacità per tirare. Ricordiamo che Lodi ha tirato quel rigore col Cittanova al 97esimo, esatto. Dando il gol dell'1-0 al Catania. Insomma, sulla storia di Ciccio Lodi è inutile andare oltre. Ti dicevo di Ferraro invece, che è molto attento alla disposizione offensiva della Lamezia, ha parlato più volte sia con Somma che con Lorenzini per tenere d'occhio bene Alma, che ovviamente non dà molti punti di riferimento e per cui insomma fino ad ora è stato comunque ben controllato. Un rigore in quel modo me lo ricordo, ma sull'altra curva lo ha battuto uno che si chiamava Peppe Mascara e giocavamo contro l'Inter. Però tutto può succedere in una partita dove adesso con il calcio di punizione che sta per battere il Lamezia Terme, attenzione perché dal punto di battuta c'è Pietro Terranova, che è uno che riesce comunque a battere bene i calci di punizione, prova ad incrociare il tiro, il pallone si perde un metro alto sulla traversa della porta difesa da Betters. Terranova, che aveva comunque mirato giusto, corpo leggermente sbilanciato all'indietro, e a questo punto pallone che si è perso davvero di poco alto. Intanto c'è da fare una considerazione sul sistema tattico che sta adottando il Lamezia, perché Borgia si è messo davanti alla difesa, il Lamezia sta schierando con uno schieramento a specchio, è un 4-3-3 che non ci saremmo aspettati, quando Borgia ha caratteristiche un tantino diverse. Giocatore che adesso si è andato a mettere tra i due, tra Maimone ed Emmanuel, e adesso poteva essere anche un sistema di gioco che magari non ci aspettavamo, ma per come si sono messe anche le cose probabilmente il tecnico Claudio De Luca prova a giocarsela così a viso aperto, poco da perdere a questo punto, soltanto voglia di giocarsela al cospetto di un pubblico che comunque è un deterrente sì, ma può essere anche un elemento galvanizzante per una squadra. Castellini, siamo sul controllo di sinistro, pallone al centro del campo, il movimento di Emmanuel all'indietro per ancora tentare di cucire un'azione che parte sempre dai piedi del bosniaco Zuli, giocata poi all'indietro, si fa vedere a sinistra Umberto De Luca, movimento a rientrare a chiudere, il fallo da parte di Rizzo che aveva innescato benissimo Sarau nell'azione che aveva condotto al calcio di rigore concesso per l'atterramento dell'attaccante da parte di Federico Mataloni, e poi abbiamo già raccontato l'esito del penalty sbagliato da Francesco Lodi. C'è da considerare, Angelo, che il Lamezia è stato costruito per giocare 4-3 con Novelli, sì. È stato proprio il sistema tattico di Novelli, e che in queste 11 partite è la prima volta che cambia modulo, in quanto è stato sempre schierato con 4-2-3-1, ed è molto probabile che i cattivi risultati abbiano fatto decidere di cambiare idea al tecnico. De Luca sul settore di sinistra, poi pallone ad innescare il movimento di Pietro Terranova all'interno dell'area di rigore, anticipato comunque da Betters, e adesso con Chiarella che si è visto un po' meno, probabilmente il contraccolpo del calcio di rigore sbagliato dal Catania deve ricondurre nuovamente la formazione rossazzurra ai ritmi pressanti dei primi minuti di partita. Nel frattempo, tra un minuto scoccherà il primo quarto d'ora del match, una partita comunque giocata ad alti livelli da parte della Catania, spenta un po' dopo l'errore dal dischetto, ma tutto ovviamente si può recuperare. Nel frattempo Lamezia Terme ha guadagnato qualche metro, Lorenzini difende il pallone dall'uscita da parte di Betters. Betters è chiamato in causa soltanto in una circostanza, esattamente al terzo minuto, con il tiro di Addessi all'incrocio dei pali. Parte De Luca, si fa vedere sul settore di sinistra Castellini, ripiega all'indietro per Lorenzini, cerchio di centrocampo dove c'è Somma, c'era Pisarda libero a destra, preferisce invece andare su Rizzo, lo serve adesso
Rizzo Rapisarda, il pallone però è troppo profondo, troppo lungo. Primo assistente che alza la bandierina, il signor Gian Gregorio di Padova. Nessuna difficoltà per la terna arbitrale di gestione finora della partita. Calcio di rigore nettissimo per l'atterramento di Salao. Ancora una volta Rizzo di prima intenzione per Rapisarda, gli rubano il tempo, poi sopraggiunge Chiarella, ancora Rizzo. Buono il dialogo, il fraseggio dei giocatori a Catania. Cambia gioco dalle parti di Castellini, Francesco Lodi, poi si fa vedere De Luca all'interno della rigore, la posizione è regolare e poi Rizzo può mettere una palombella, prova a girarla di testa Salao, cercando invece il movimento in avanti del portiere Mataloni, passo indietro invece all'incrocio dei pali. Nessuna difficoltà per l'estremo difensore del Lamezia Terme. Si riparte quindi da Silvestri, movimento di Silvestri, il solito suggerimento nel reparto centrale. Terranova si sgancia a sinistra, si fa vedere anche Amedeo Silvestri sull'out di sinistra, commette comunque fallo il terzino della formazione gialloblu. Palla che quindi viene fermata, calcio di punizione subito battuto da parte della Catania con Somma, si fa vedere Lorenzini, lo spazio per De Luca troppo avanzato, preferisce invece ricucire da dietro il Catania passando da Lodi, spingendo con Rizzo, andando poi ad arrivare sulla versante di destra del campo con Rapisarda. Salto è il primo antagonista, Rapisarda poi ripiega dalle parti di Rizzo, avvolgente la manovra della Catania. Lorenzini e Somma sono 11 giocatori della Lamezia all'interno della propria metà campo, 10 sono quelli della Catania. Pallone all'interno dell'area di rigore, Salao stavolta prova la girata al volo, il corpo è tutto sbilanciato all'indietro e la pallone prende la traiettoria distante dai tre legni della porta difesa da Mataloni. C'era, si è manovrato molto bene, si è arrivato molto bene al cross e dietro Sarao c'era in posizione migliore De Luca, sì. Non se n'è accorto Sarao, ha cercato la conclusione acrobatica, si è fatto ingolosire dal movimento e anche dalla postazione, ma attenzione perché come al solito la Lamezia Terme si fa particolarmente pericoloso sull'out di destra con Terranova. Rapisarda va a chiuderlo, arriva Rizzo, poi Francesco Lodi, vorrebbe il fallo fischiato il trequartista della formazione ospite, mentre attenzione c'è De Luca all'interno della rigore, viene servito involontariamente da un passaggio, De Luca difende la pallone, si rialza tra due avversari, riesce soltanto a guadagnare il calcio d'angolo, peccato perché scivolato in due circostanze, doveva andare a cercare la percussione, cambiare passo e piede lì, passare dal destro al sinistro, non se l'è sentita. Ha fatto un taglio eccezionale perché c'è un taglio da attaccante vero esterno, grande palla in profondità di Rizzo, forse poteva andare a calciare bene di destro e cercare di incrociare il tiro. Eh sì, ma lì evidentemente ci ha pensato un tocco in più Francesco Lodi dalla bandierina all'interno dell'area di rigore, la parata, il tiro, il gol del Catania, gol della Catania con Chiarella che va subito a festeggiare in curva sud. Chiarella che ritorna prepotentemente alla gol sugli sviluppi del calcio d'angolo che è stato battuto da Francesco Lodi, pallone che rimbalza all'interno dell'area di porta e poi arriva Chiarella come un falco che aveva tagliato praticamente il campo spostandosi dalla versante di destra a quello di sinistra. Guardate il movimento ancora una volta con l'attacco di Sarao al centro, Chiarella che schiaccia praticamente una gran gol, ma soprattutto ancora una volta il gesto atletico di Sarao e con Chiarella che non dà scampo stavolta a Mataloni. Soprattutto Angelo, sorprende ancora la cattiveria dei giocatori del Catania che non sono appagati nonostante la promozione già ottenuta e ci tengono ancora a rinverdire questi record e a vincere, hanno ancora fame. Sorprende come una squadra come il Lamezia che ha ancora degli obiettivi invece che sia così molle, che sia così remissiva. Lamezia sostanzialmente ha tirato i remi in barca
ovviamente lo score che abbiamo raccontato delle ultime 11 partite della Lamezia, infarcite di sconfitte, di pareggi e di una sola vittoria. Ma attenzione, ancora il Catania in possesso di palla con Rizzo, con i pugni esce fuori Mattaloni, poi perfeziona il rinvio lontano dall'area di rigore. Il Lamezia Terme coast to coast, il pallone giunge tra le braccia di Betters che lo cede a Rapisarda. La cattiveria della Catania e soprattutto penso anche l'esultanza della panchina della formazione rossa-azzurra. Vorrei subito le sensazioni a Marco Galli. L'esultanza che c'è stata è tanta e soprattutto fra Zeoli e Ferraro. Zeoli che si è andato a complimentare con Ferraro e probabilmente hanno parlato dell'ennesimo gol che è arrivato su sviluppo di calcio d'angolo, insomma su calcio piazzato per il Catania. De Luca si era lamentato parecchio per la concessione del calcio d'angolo, cioè con i suoi giocatori e ovviamente non con l'arbitro, per lo sviluppo dell'azione precedente. Ricordiamo che nella Lamezia non c'è Cadili, che è squalificato, e che la Lamezia, giustamente ricordavate voi, non sta andando bene certamente in campionato. In Coppa Italia è arrivato fino alla semifinale con il Pineto, proprio la settimana scorsa ha perso la semifinale. Esatto, l'ha persa in casa e quindi anche questo è stato un segnale non indifferente per la formazione di De Luca. Ma come è cambiato il campionato dal girone di andata al girone di ritorno, e diciamo che lo stragrande merito di avere cambiato le sorti di questo torneo ce l'ha soltanto il Catania del record, perché altrimenti probabilmente a gennaio qualunque altra squadra, Lamezia ha praticamente tirato in remi in barca, poi c'è stato il Locri che ha tentato ovviamente di trovare qualche spunto, ma anche lì sul campo del Locri il Catania è andato a registrare le distanze e a far capire che in questo campionato non ce n'era per nessuno. E anche la scelta oggi, Carlo, di Ferraro di mettere in campo, diciamo, i titolari di sempre, tolto Vitale che ovviamente è squalificato, l'inserimento di Simone Baldassar, ma tutto il resto è il Catania di sempre. È un giusto tributo da dare alla squadra che per gran parte di questo torneo è partita dall'inizio, e quindi è giusto che oggi festeggino insieme ai 18.000 del Cibali, del Massimino, festeggino questa promozione. Magari più avanti ci potrà essere spazio per chi ha giocato meno in questo torneo. Ma intanto oggi formazione standard. Mi dici come hai visto Baldassar? Si è visto poco in questa partita. Sì, ancora deve partita. Entrare un po' sì. Nei meccanismi di questa squadra, anche se da quel lato stanno sicuramente facendo molto bene sia De Luca che Castellini, ma questo non è una novità. La novità è che De Luca in questo ruolo adesso sta facendo sicuramente meglio, l'ha fatto più suo, cresciuta la sua condizione fisica e riesce a essere pericoloso, a essere l'attaccante che ci aspettavamo. Il gioco è fermo. Vorrei una nota anche su Sarau, indipendentemente da quello che abbiamo raccontato dall'inizio di questa partita. È un giocatore che si vede anche molto di più sotto porta. Abbiamo visto Sarau quasi sempre una specie di trequartista giunto a fare a sportellate, dare spazio soprattutto ai compagni di squadra. Invece nelle ultime domeniche Sarau è più attaccante anche al livello di movimento. Mentre attenzione, c'è la parata, la respinta da parte di Betters. Questi giocano e tirano dalla distanza. De Luca è costretto quindi a rimediare, a mettere una pezza con Castellini. Pallone che viene messo fuori. È stato praticamente ancora una volta il versante di destra del campo con Simone Addessi, era stato anche lui l'autore del primo tiro che aveva interessato Betters al terzo minuto di questa partita. E ovviamente dobbiamo fare attenzione soprattutto ai due esterni, perché Addessi da una parte, Terranova dall'altra. Ancora si è visto poco Alma, ma rimane comunque una batteria di esterni di tutto rilievo. Di primissimo livello, adesso è un giocatore sì. Per la categoria è un lusso, ex Messina, insomma, giocatore che ha già vinto
in questa categoria e sicuramente a piede invertito è uno che sa far male. Quanto riguarda Alma, anche lui è un giocatore importante, un siciliano di Niscemi. Attenzione, Rizzo, il pallone che spiova all'interno del rigore, smanaccia Mataloni, lo mette fuori, c'è il calcio d'angolo. Che fa questa categoria da parecchi anni, è un ex Gela, giocatore veramente importante anche lui per la categoria. Terranova, ex Dattilo, stato capocannoniere qualche anno fa proprio col Dattilo, gioca adesso in una posizione più defilata, anche se secondo me lui renderebbe di più da prima punta. E le notizie di mercato raccontano proprio come il Lamezia a gennaio avesse proposto a Dessi al Catania, e per il Lamezia ovviamente un impegno economico non indifferente per la categoria. Fuorigioco nel frattempo fischiato la posizione di De Luca, segnalazione del primo assistente del direttore di gara, del signor Antonio Giangreco di Padova. Guardate invece la smorfia di tensione nel viso di Sarao, autore sostanzialmente anche di questo, dell'assist che ha portato al gol sugli sviluppi del calcio d'angolo, ma ci aveva provato anche prima di tacco a mettere compagni di squadra nelle condizioni di andare in marcatura, e poi aveva anche realizzato l'accelerazione che aveva portato al calcio di rigore che all'ottavo minuto Francesco Lodi ha tirato direttamente tra le braccia di un incredulo Mataloni. Movimento della Lamezia adesso che si spinge in avanti, si possono aprire a questo punto varchi più significativi. Lamezia ovviamente chiamato a superare il gap dello svantaggio. Chiarella, autore del gol, per me rimane uno dei giocatori migliori in termini assoluti di questa stagione, pur dimenticando di essere, che è un classe 2002, ma Chiarella rimane ovviamente uno dei più autorevoli candidati a restare a vestire la maglia rossa azzurra anche nella prossima stagione. Rizzo, e qua c'è cerchio di centrocampo dove governa Lodi, lo mette col goniometro sul movimento di Chiarella, solito duello sul versante di sinistra difensivo con De Luca, poi parte Chiarella, salta il primo uomo, non salta De Luca, in raddoppio di marcatura vanno su di lui, e poi Terranova che va a prendersi il pallone nella propria metà campo, l'arbitro lascia correre sugli sviluppi di un fallo commesso da Chiarella proprio all'indirizzo del vice capitano della Lamezia Terme, Terranova. L'arbitro continua a soprassedere fin tanto che probabilmente va a verificare le condizioni di Terranova. È stato attinto da una rincorsa di Chiarella che non se l'era sentita di avere avuto il pallone praticamente soffiato dai piedi. Volevo sapere Marco Carli come ha visto l'azione, lui che aveva praticamente un metro. Io ti dico come l'ha vista De Luca, che voleva l'ammonizione per Chiarella, questo ha richiesto almeno all'arbitro, e si sono confrontati come spesso è successo in questo campionato De Luca con l'allenatore del Catania, con Ferraro, che invece gli ha detto guarda che stava andando sul pallone. Insomma, si sono chiariti, comunque nessuna decisione da parte dell'arbitro in tal senso. Ti dico anche, Angelo, che incomincia un po' a piovere, ovviamente sono poche gocce, non siamo ai livelli della pioggia che c'è stata ad esempio nella partita di andata, ma qualche goccia incomincia a cadere sul campo. Lo aveva previsto Gagliano, che è il nostro meteorologo collega, mentre all'interno dell'area di rigore, pallone in sofferenza, lo mette Marco Zuli, il bosniaco, direttamente oltre la linea dell'out e la catena ripreso. Quindi le operazioni di gioco con Lorenzini, rimasto ultimo baluardo prima di Betters Somma. Si fa vedere anche Francesco Lodi, carezza il pallone con il sinistro. Castellini di testa per De Luca, schiaccia il pallone con la punta del piede, De Luca vanno in raddoppio di marcatura su di lui e quindi perde l'attimo per provare a calciare il pallone o a retro a beneficio dei compagni di squadra. Sarau va a cercare di interrompere una trama difensiva
della Lamezia Terme. Adesso Emmanuel, il greco, ferma il pallone, lo spedisce, la triangolazione chiusa con Antonio Borgia, poi cerchio di centrocampo, ancora Borgia che diventa il metronomo arretrato di questa formazione. Pallone messo al centro con il tentativo di incursione e il movimento in controtempo da parte di Terranova, ne approfitta il Catania. Francesco Lodi con calma mette il pallone quasi fermo, poi si fa vedere Rizzo, salta il primo avversario, non salta invece Antonio Borgia. Abbiamo parlato di questo mediano che oggi sta giocando comunque una buona partita. Movimento di Alma sulla versante di destra del campo, lì dove hanno provato a fare maggior male i giocatori della Lamezia Terme. Prova a caricare il tiro Maimone, poi arriva proprio l'inquadratura per Giuseppe Maimone, capitano della Lamezia Terme. Pallone deviato, si riprende quindi con il calcio d'angolo. 31 minuti di partita giocata, ricordiamolo, il Catania è in vantaggio per 1-0. La realizzazione è firmata da Chiarella, battuto nel frattempo il calcio d'angolo, pallone che rispiove nuovamente contro D'Aversola all'interno del rigore, posizione comunque irregolare sul contropassaggio, e si riprende quindi con un calcio di punizione, lo batterà Peters. Raccontavamo del canovaccio di questa partita, di questi primi 31 minuti, partita iniziata con una Catania già pronti e via, a ridosso del gol di Sarau, poi la risposta di Addessi per quanto riguarda la Lamezia Terme. All'ottavo il calcio di rigore concesso per atterramento di Sarau, sbagliato da Francesco Lodi agli 11 metri, la parata di Mataloni, e poi qualche minuto per ricomporre nuovamente le idee, ne sono passati 10 e la Catania è andato in vantaggio con il calcio d'angolo battuto da Francesco Lodi, la traiettoria del pallone prolungata dall'attacco di Sarau e poi la schiacciata a rete con Chiarella che era andato a collocarsi a ridosso dell'area di porta. Fraseggio prolungato del Catania, qualche applauso che giunge dalla tribuna. Lorenzini, Rizzo, Lodi, pronto a scattare Chiarella, viene raggiunto proprio in questo istante dal pallone, lo scambio con De Luca che è andato a cercare fortuna sul versante di destra del campo, e De Luca oggi sicuramente non è stato probabilmente collocato, inserito bene nelle trame offensive del Catania, si è visto poco. Si è visto poco, però è vivo, sì, dal punto di vista fisico è sempre, eccolo qua, esatto, De Luca è più brillante rispetto alle prime uscite, e il fatto che svari molto fa parte delle caratteristiche del calciatore, perché sicuramente è un attaccante a tutto campo, è uno che sa stare dietro la prima punta, è uno che sa stare esterno, ma ha nelle sue caratteristiche quelle di tagliare tantissimo da sinistra a destra, in questo caso crea sempre superiorità numerica nel versante di destra. Porta che comunque rimane ancora una volta insidiata dai giocatori della Catania. De Luca commette fallo, il cartellino giallo per il numero 17 della formazione rossa-azzurra, ha visto una gomitata, si lamenta De Luca, ma mi pare che in questo caso interpretazione del direttore di gara che non fa una grinza all'indirizzo di Marco Zuli, e quindi primo ammonito di questa partita. Giuseppe De Luca aveva visto bene l'arbitro, non è stato un fallo particolarmente cattivo, ma rimane comunque il gesto fortemente antisportivo, seppur meno doloroso del previsto, rimane comunque il cartellino giallo per De Luca, battuto il calcio di punizione dallo stesso giocatore bosniaco. Uno dei due centrali della linea difensiva della Lamezia Terme, e adesso il controllo di Silvestri. Miliziano, si fa vedere il greco Emmanuel, ancora non sbuca da nessuna parte la manovra della Lamezia Terme, si fa vedere come al solito il vice capitano Terranova, lo scarico
poi all'indietro per De Luca, preferisce girare largo con Mataloni di piede, però Francesco Nodi può cercare il controllo di testa anche in questo caso, probabilmente con qualche metro di avanzamento. Invece Emmanuel tutto libero sulla corsia di sinistra, tenta un doppio passo, lo scarico poi per Borgia, si fa vedere sulla destra la grande parata, ma è la posizione irregolare nel momento della girata a rete, quindi intervento che rimane importante per quanto riguarda comunque la reattività di Betters, ma azione che era rimasta comunque fermata dal direttore di gara e quindi posizione irregolare da rivedere comunque nel momento in cui si è snodata l'azione. Rapisarda, Catania che ha rallentato per un attimo la pressione territoriale che ha avuto nei primi minuti della partita e poi quando ha provato a reinseguire il gol dell'1-0 che gli era sfumato nel momento della calcio di rigore, non se le mandano a dire, Carlo, i due allenatori, soprattutto mi pare che Ferraro abbia più volte qualcosa da dire nei confronti di Claudio De Luca, la mia sensazione. Ci può stare che durante la partita ci sia sì, qualche momento di tensione tra i due allenatori, poi deve finire lì. E vediamo poi Marco cosa ci dirà, perché normalmente Ferraro è un tipo tranquillo, De Luca aveva protestato per quella fuorigioco segnalato dal signor Gibin di Chioggia. Marco. Proprio come ti stavi raccontando tu, De Luca si era lamentato per il fuorigioco e, sì, e Ferraro ha detto: ma mister, ma come fai da lì a vedere se è fuorigioco o non è fuorigioco? L'arbitro ha fischiato, l'assistente ha alzato la bandierina e per cui è così. Qualcuno alle mie spalle ha detto: ma che cos'hai, un drone per vedere questa qua? Bene, ti racconto questo aneddoto. Benissimo, questo ovviamente non avrà fatto granché piacere a Claudio De Luca, sotto di una rete a zero nei confronti della Catania, ma la partita adesso sta avendo dei ritmi decisamente più lenti rispetto a quelli iniziali. Sì, sicuramente fisiologico. È fisiologico, il Catania è in vantaggio, non ha nessun interesse ad alzare in questo momento i ritmi della gara, ma è interessante vedere come quando l'azione si sviluppa sulla destra c'è sempre un movimento in profondità di Rapisarda che attenzione non è... perché nel frattempo c'è Sarau, si fa vedere Castellini sulla versante di sinistra del campo, Francesco Lodi il controllo lo mette di testa, sarebbe stato gol perché la posizione di De Luca era una posizione regolare e ci aveva per un attimo dato l'impressione che l'arbitro e il guardaline potessero alzare la bandierina e invece no. Assist incredibile, guardate il movimento di Francesco Lodi, l'incursione di De Luca e il pallone che si perde davvero a fil di palo, perché lì deve impattare dritto per dritto e fa gol sul primo palo, ha cercato invece la deviazione sul secondo e ha mancato, ha lisciato la palla. Dicevo che quando si sviluppa l'azione sulla destra è interessante vedere come Rapisarda attacca sempre la profondità e non lo fa solamente sulla corsia esterna ma lo fa anche centralmente, dando la possibilità a Chiarella di rimanere più volte solo. Ecco, questo è proprio un motivo di un'azione di gioco che il Catania fa molto spesso sulla fascia destra. Certamente faticosa, perché Rapisarda deve fare cost to cost, a volte deve correre per 90 metri di campo per svincolare lo slot per Chiarella. Ma è proprio una situazione di gioco che provano sempre e dal punto di vista tattico è molto interessante questa situazione. Francesco Lodi, Lorenzini, per loro ordinaria amministrazione, quando dico loro intendo la linea centrale difensiva della Catania, fatto una buona partita Castellini, anche se è stato chiamato molto meno in causa rispetto alla collega Rapisarda, mentre Sarau
rincorre il pallone all'interno dell'area di rigore, Silvestri lo appoggia a Mataloni, poi lo rincorre ancora di più e non lo molla Rapisarda, si fa vedere De Luca sull'altro fronte che viene braccato nella circostanza da Miliziano, De Luca riesce comunque a svincolarsi all'interno dell'area di rigore, fraseggio interrotto da parte della Catania che ha cercato anche il fraseggio un po' lezioso, hanno preferito tocchi corti e guarda dove velocità. Lodi Angelo ora a coprire Rapisarda, eh sì, perché ovviamente giocatore che deve rientrare, ma adesso le squadre sono nuovamente ricompattate, si parte da Amedeo Silvestri, solita giocata per Borgia al centro del cerchio di centrocampo, il costante appoggio offensivo nel tentativo di innescare il movimento di Alma, ma palla che si perde oltre la linea del fondo, applaude al compagno di squadra, giocatore con la maglia numero 19 della Lamezia Terme, fin tanto che Betters non ritorna nuovamente in possesso del pallone. E a proposito di un dato numerico, Carlo, e lo dico anche a Marco Carli, c'è un solo biglietto venduto per i tifosi della Lamezia Terme, no? E questo, diciamo, è anche questo il sintomo della situazione che ormai il Catania ha definitivamente compromesso per tutte le squadre, neanche la curiosità di venire a vedere la partita, e chissà dove è andato a finire l'unico tifoso pagante della Lamezia Terme. Ne intravediamo forse una sagoma all'interno del segmento destinato ai tifosi ospiti, ma non ne siamo neanche sicuri. Adesso attenzione, perché la Lamezia prende metri, siamo a ridosso dell'area di rigore della Catania, il movimento come al solito di Pietro Terranova, stavolta però il tiro è facile, lettura giusta da parte di Betters che si accartoccia sul pallone. State vedendo proprio le immagini che riguardano il settore ospiti, cosa sarebbe accaduto se Lamezia fosse stato secondo in classifica come era nella partita di andata. Marco Carli la ricorda quella partita, quindi sì, la ricordo bene. Un minuto di recupero ti dico intanto, Angelo, dovrebbe esserci in questo primo tempo. Tu hai riconosciuto la sagoma di uno spettatore l'unico della pagante. Allora ti dico, se, a me sembra uno steward onestamente, sì, non lo so. mi sono illuso visto da qua. Ti dico che questo dato ce l'aveva fornito anche il direttore generale del Catania, sì, Luca, esatto. Carra, fin da venerdì, perché gliela stata chiesto, si può aprire quello spazio anche per i tifosi del Catania, e ci aveva ricordato che fino a quel momento era uno, è rimasto uno. E forse è rimasto nascosto perché quella sagoma sembra uno steward, ma comunque i colori esattamente non ci danno la proiezione comunque che sia l'unico tifoso pagante del Lamezia, che sicuramente sarà stato poi accompagnato dalla dirigenza quantomeno a vedere la partita con loro in una postazione sicuramente più comoda. Ma intanto gioco fermo con il calcio di punizione che sta per essere battuto, ci dicono un minuto di recupero, sarà quello, mentre ancora c'è uno scambio di vedute tra i due allenatori, De Luca e Giovanni Ferraro, si sono dati un segnale di intesa i due, poi ciascuno è tornato nuovamente all'interno della propria area tecnica, movimento a rientrare, attenzione della Lamezia all'uscita, il controllo con le mani, di tutta evidenza non c'è granché da fare, ovviamente Giuseppe Maimone, capitano della Lamezia, sa benissimo di avere controllato il pallone a braccia aperte, quindi si riprende a giocare con un calcio di punizione. De Luca che dà invece indicazioni ai suoi giocatori con calma, insomma, all'indirizzo di Lorenzini, faticato pochissimo oggi, i due centrali della linea difensiva hanno corso sicuramente molto di più Rapisarda sul settore di destra, Lodi che ha ripiegato sui movimenti offensivi di Rapisarda, adesso si palleggia con Betters, Lorenzini, Rapisarda, ancora Lorenzini, tra due giocatori non mette il pallone fuori,
si aspettava di avere notizie da parte della Pisarda, che nel frattempo comunque si è rialzato, non ci sono postumi per il compagno di squadra, si ritorna quindi a giocare con Rizzo che avanza, palla al piede, l'apertura sul settore di sinistra del campo con De Luca che è andato a prendersi il pallone in posizione da trequartista, leggermente arretrato, lo scarico su Lodi, il movimento di Rizzo, la possibilità per mettere il pallone sul sinistro di Castellini, anzi no, perché poi scambia con De Luca, preferisce pertanto il Catania fare trascorrere i minuti, e così come giustamente ci ha detto Marco Carli, un minuto di recupero con il Catania che continua un fraseggio particolarmente lungo, indicazioni che giungono alla panchina, penso, no Marco? Sì, a parte le indicazioni che giungono dalla panchina, ti dico che la pioggia è diventata un pochettino più insistente, sarà certamente contento Angelo Gagliano, che ha ricordato prima che aveva previsto questa pioggia, noi un po' meno, anche se però devo dire è un po' più insistente di prima, ma niente di che. D'accordo, mentre adesso andiamo a vedere quello che snoda l'ultima azione offensiva della Catania, che finisce con un retropassaggio di testa con Mataloni che interviene, si scivola sul campo, così come giustamente ci ricorda Marco Carli, al quale ovviamente andremo a fare recapitare al più presto un ombrello, ma nel frattempo la partita nei primi 45 minuti è finita. Nei secondi 45 minuti, iniziata con il Catania che attacca sulla fronte di destra con Rapisarda che prova a fare scorrere un pallone per Chiarella, e Manuil lo mette praticamente fuori, Manuil che è stato il giocatore che nella partita di andata andò praticamente a pareggiare i conti della partita, i conti della gara, mentre rischia tanto il bosniaco Zuli che invece di intervenire col sinistro è andato col destro e stava rischiando una clamorosa autorete. Sarebbe stato un autogol incredibile. Dalla bandierina di destra la va a battere sotto la tribuna dedicata ai tifosi non presenti della Lamezia Terme, Francesco Lodi, solito movimento all'interno dell'area di rigore con l'uscita, attenzione perché c'era Somma pronto ad intercettare il pallone nel momento in cui ha provato a caricare il destro, è stato comunque anticipato, la gioca di piede, Betters che indossa, vedete, la seconda maglia del Catania, quella che abbiamo ormai coniato come la maglia lavica della formazione rossazzurra, si parte quindi da capo cercando una manovra un po' più consistente da parte del giocatore della Lamezia Terme, con Adessi, il movimento sul versante di destra, lo scarico poi nel tentativo di andare a cercare ancora l'incursione al centro dell'area di rigore, arriva di petto Rapisarda, mette praticamente un tappo sul traversone che era stato scoccato dalla destra di Vincenzo Miliziano, terzino di destra della formazione allenata da Claudio De Luca, che chiuso questo primo tempo, ricordiamo, sullo svantaggio di 1-0. Chiederei subito a Marco Carli di avere indicazioni che ci possono giungere dalle panchine, soprattutto nei minuti di riposo, se qualcuno ha forzato il riscaldamento. Mi è parso di no. Lo stanno facendo adesso i tre giocatori del Catania, che probabilmente entreranno tutti e tre insieme o quasi, Palermo, sì. Russotto e Jefferson. Avevamo detto di una squadra questa che oggi presenta tutti, diciamo, i protagonisti della stagione, questi tre che abbiamo citato lo sono stati alla grande in questa stagione rossazzurra e sono pronti per entrare in campo. Ti dico che anche durante l'intervallo c'erano state delle indicazioni da parte di Zeoli sia a Buffa che a Privitera, vedremo se ci sarà spazio anche per loro, ma i primi tre saranno sicuramente Palermo, Jefferson e Russo. L'infortunio di Borgia, che è rimasto contuso,
ancora non si è rialzato il numero 74, giovane classe 2003 della Lamezia Terme. Scontro involontario ma sicuramente particolarmente doloroso per lui, mani sulla fronte, non c'è nulla di particolarmente serio, soltanto un pestone, un trauma, nulla di muscolare, soprattutto nulla di osseo. Si sta per rialzare il giocatore della formazione allenata da Claudio De Luca, mentre vedete come le nostre telecamere indugiano sulle bandiere rossazzurre, 18.000 spettatori per una partita che ha soltanto da raccontare la rincorsa a nuovi record del Catania. La partita contro il Lamezia, girone di andata, si era giocato il 20 di novembre sotto davvero un nubifragio incredibile a pochi minuti dall'inizio della partita. L'autore protagonista di quella partita fu Palermo, probabilmente avrà anche modo di essere apprezzato anche oggi, mentre attenzione, Lamezia all'interno dell'area di rigore, esce bene la Pisarda, chiude tutto, ottima la diagonale, Chiarella dopo lo scambio con Sarau, il controllo di Sarau che va praticamente a fare a sportellate anche all'altezza del cerchio di centrocampo, gli rubano il pallone, riprendono nuovamente i giocatori della Lamezia Terme, si fa vedere l'attenzione sul versante di difesa del campo, Adessi potrebbe ricevere dopo il lungo traversone, proprio a lui indirizzato il tiro che giunge dalla sponda di sinistra, applaude Adessi, controllo comunque di Castellini fin tanto che il pallone non abbia oltrepassato la linea di fondo, si riprende quindi con un tocco corto di Betters per Lorenzini. Hanno diretto bene la linea difensiva i due centrali della formazione rossazzurra, seppur al cospetto di un fronte offensivo, quello della Lamezia, che seppur privo di giocatori di riferimento come prime punte, rimane comunque ben distribuito. Lo abbiamo visto sicuramente nel giro d'andata, nel giro di ritorno si sono un po' allentate e soprattutto si sono leggermente bagnate le polveri. Ti assicuro, Angelo, che Alma è un pesce fuor d'acqua in quella posizione, è un giocatore sprecato in quella posizione perché non ha beccato una palla in mezzo a Somma e Lorenzini, proprio perché non è nelle sue corde, nelle sue caratteristiche fare il riferimento centrale. E lui dovrebbe partire più da una corsia esterna, lui è un giocatore che imprevedibilissimo, esatto, che può, partendo da lontano, può correre, può tagliare il campo, parte da lontano, converge, ma sempre partendo dalle corsie esterne, quasi mai come riferimento offensivo. Pensavamo difatti che fosse Terranova giocatore, che è quello che ha più le caratteristiche di andare a ricoprire, e invece Terranova è andato a collocarsi sul segmento di sinistra a fare il terzo della linea della batteria offensiva della squadra di De Luca. Finora esperimento non perfettamente riuscito, buono per il Catania, ma adesso fraseggio prolungato da parte della formazione ospite che parte ancora dalla cerchio di centrocampo, il movimento di Borgia, il fallo di Rapisarda, l'arbitro che ferma il gioco, comanda il calcio di punizione. Sicuramente il trio d'attacco il più pericoloso è Adessi, che si è reso protagonista in due o tre occasioni di qualche tiro dalla distanza abbastanza pericoloso. Sono stati due, tutti e due intercettati da parte di Betters, che quando è stato chiamato in causa, anche lui un portiere sul quale secondo me il Catania potrà confidare anche nella prossima stagione, non so se da primo o da secondo portiere, ma probabilmente Betters resterà nel gruppo rossazzurro anche nella prossima stagione. Bisognerà ovviamente vederlo al cospetto di una categoria diversa e al cospetto magari di un fronte offensivo avversario che non sarà sempre quello ben contenuto da una linea centrale difensiva del Catania, che è stata quest'anno forse la più grande garanzia che ha avuto con sé il tecnico Giovanni Ferraro. Sicuramente la linea difensiva del Catania in questo campionato è la migliore, ecco. Lodi nel frattempo si fa vedere
Castellini, poi De Luca, non è la sua giornata diciamo da incorniciare. Parte Terranova, abbiamo parlato del riferimento ma stavolta laterale, Terranova commette fallo, l'arbitro lascia correre così come aveva fatto anche in altre circostanze, le lamentele pacate, quasi il labiale nascosto di Giovanni Ferraro. Nel frattempo rivediamo proprio la possibilità, rivediamola, di vedere Terranova che dà praticamente uno spintone. C'è la prima sostituzione tra le file Catania. Marco. Palermo che entrerà al posto di Lodi, è il primo degli ingressi che vi avevamo anticipato prima, mentre continuano a riscaldarsi Russotto e Jefferson insieme a Buffa, Privitera e Boccia. Sta per entrare Marco Palermo che è stato l'autore nella partita di andata di una rovesciata che mise praticamente il sigillo dell'1-0 nella partita contro il Lamezia Terme. Se non ricordo male fu il suo primo gol in maglia rossa-azzurra, quella di Palermo, e su grandissima ovviamente la gioia del giocatore etneo nel portare in vantaggio in una partita così delicata la sua squadra, la squadra della sua città, con il suo primo gol con la maglia del Catania. Applausi sì, giusti, meritati per Francesco Lodi, al netto anche di questo calcio di rigore che ovviamente non possiamo che perdonare al capitano rossazzurro, quasi una smorfia come per dire mi scuso per aver battuto così quel calcio di rigore, ma rimane ovviamente un giocatore indispensabile per quello che è stato il cammino del Catania in questa stagione. Vero leader. Vero leader, assolutamente sì. De Luca salta a vuoto, probabilmente ci sarà spazio anche per Russotto al più presto, reputo proprio al posto di De Luca potrebbe essere questa la sostituzione, anche perché Chiarella sta giocando comunque una buona partita al netto ovviamente del gol realizzato e soprattutto dei primi 25 minuti che hanno visto Chiarella davvero giocatore che non poteva essere contenuto dalla difesa avversaria. Rizzo scaricò per Castellini, Castellini che avanza, palla al piede con il sinistro, poi l'appoggia col destro ancora una volta per il vice capitano, ora capitano della Catania, Rapisarda mantiene il pallone in campo, la giocata di Rapisarda, ma la contro mossa di Umberto De Luca che è cresciuto bene, ragazzo classe 2004, non mi è dispiaciuto nel ruolo di terzino, ragazzo che ha dovuto vedersela con due dei più forti di questa categoria, no? Metti Chiarella, metti Rapisarda, e dove ha potuto per essere un ragazzo classe 2004 non mi è assolutamente dispiaciuto, reputo tra i più attenti della formazione ospite, mentre attenzione prova il Catania, la botta con un tiro di Palermo che prova a lambire il traversa della porta di Mataloni, la girata comunque fuori misura, ma rimane comunque il gesto atletico di Palermo che ha una forza esplosiva soprattutto nello scatto degli ultimi 15 metri che davvero diventa incontenibile. Altre poteva... sostituzioni Marco? Ne sono tre, una per il Catania che era sì, quella che avevi anticipato tu, esce De Luca ed entra Russotto, resta ovviamente in campo Chiarella anche per il gioco degli under, i quattro under che ovviamente devono restare, e per quanto riguarda invece il Lamezia c'è Emmanuel che lascerà il campo insieme a Borgia ed entreranno Cristiani e Morana. Entrano due centrocampisti centrali sostanzialmente, sia Cristiani che Morana, Borgia ovviamente è meno centrocampista mentre il greco sicuramente lo è. Alessio Cristiani e Patrick Morana sono due giocatori che comunque difficilmente andranno ad essere schierati come giocatori di riferimento offensivo, probabilmente di più Patrick Morana che ha qualche centimetro in più la possibilità anche
di uno scatto nel breve più importante, e anche sulle palle aeree potrebbe essere un giocatore di riferimento. Cristiani sicuramente è uno dei centrocampisti più esperti che ha il Lamezia, e reduce da un infortunio che l'ha tenuto fuori per parecchio tempo ed è stato recuperato proprio nella semifinale di Coppa Italia. Ma è un giocatore di grande esperienza, ex Messina, uno dei giocatori su cui il Lamezia aveva puntato all'inizio del campionato come play davanti alla difesa. E poi dicevamo Morana, che si è andato proprio a collocare in una, diciamo, interlinea a ridosso della fronte di centrocampo, ma quasi al confine con il ruolo di propositore e verticalizzatore offensivo. Castellini, affari spenti, buono comunque il pressing della Lamezia Terme, che adesso con Cristiani tocca il suo primo pallone, il movimento poi a cercare Adessi, Castellini, Andrea Russotto, anche per lui primo colpo di tacco, e applausi ovviamente per il numero 7 della formazione rossoazzurro. Viaggia affari spenti Andrea Russotto, che mette il pallone dove vuole, lo scambio anche d'intesa con il compagno di squadra Alessio Castellini. Lorenzini nel frattempo, Rizzo, ricordiamo che non c'è più Lodi e quindi Rizzo va a coprire quella porzione di campo che era stata affidata a Lodi nei primi 45 minuti e fino al momento della sostituzione. Chiarella all'interno dell'area di rigore, salta due uomini, come riesce a mettere quel pallone Chiarella tra due avversari, davvero giocatore di un'altra categoria. Esatto. Il movimento, salta il primo, mette il punto esclamativo anche sul secondo, e se non ci fosse stata la diagonale a chiudere quasi perfetta da parte di Miliziano, sarebbero stati facili gli applausi per Andrea Russotto, che doveva soltanto spingere il pallone in fondo al sacco. E queste sono le qualità di Chiarella. Ancora una giocata pazzesca del Catania, stavolta Sarao si lamenta per una trattenuta all'interno dell'area di rigore. La girata di tacco era stata di Palermo, la trattenuta secondo Sarao è di tutta evidenza, guardate il calcio d'angolo battuto, Chiarella con il tacco, e poi Sarao viene praticamente, forse è lui che commette fallo, e adesso c'è un'altra sostituzione, Marco, perché esce uno dei protagonisti assoluti di questa partita, cioè Sarao, ed entra Jefferson, un'altra staffetta fra due grandi di questa stagione, due protagonisti di questa stagione con i loro gol e con le loro giocate. Jefferson per Sarao. È arrabbiato Sarao non tanto per la sostituzione quanto per il fatto che secondo me oggi avrebbe meritato anche il gol. Sì. Lo aveva cercato fino alla fine, non c'è riuscito, e forse è un po' rammaricato per questo, non tanto ovviamente per la staffetta in termini assoluti, che è una cosa che ormai dovrà essere adoperata da qui alle prossime 5 partite che il Catania dovrà giocare in queste parti finali. Siamo giunti alla 29esima giornata di campionato e quindi dalla 30esima in avanti dovremo abituarci anche ad un turnover più sostanzioso. Adesso Rizzo, Lorenzini, con calma per Castellini, si fa vedere posizione leggermente più avanzata Baldassar, invece viene preferito Andrea Russotto, gli rubano il tempo, buona la chiusura da parte di Miliziano, poi il campo è finito, la palla viene fuori, la rimessa con le mani, pertanto favore del Catania, la batte direttamente Russotto all'indirizzo di Castellini, il controllo di Russotto, poi la finta, l'appoggio per Rizzo che può caricare il destro, la posizione comunque il tiro centrale, la parata facile da parte di Federico Mataloni, non ha nessuna difficoltà il portiere classe 2002 del Lamezia Terme, lo scambio sul corto e poi il lungo lancio a cercare Terranova, che adesso si è andato a collocare in una posizione più centrale rispetto a quella iniziale, gioca come al solito con Adessi sul versante di destra, corre di più Miliziano su quella cerniera cercando di andare a fare l'elastico,
e con Pietro Terranova che ha ripreso comunque quella posizione che avevamo individuato come tatticamente più plausibile guardando la formazione dal primo minuto di questa partita. Così era stato, ma abbiamo visto poi come invece la Lamezia Terme, soprattutto De Luca, abbia più volte modificato l'impianto tattico della partita nell'arco dei primi 45 minuti. E adesso giochiamo con una squadra che sostanzialmente mette in campo tre centrocampisti e tre rifornimenti offensivi. Adessi, posizione comunque irregolare, giusta la chiamata di Gian Greco di Padova, non si lamenta di fatti il numero 11 della formazione della Lamezia Terme. Si riprende quindi a giocare con un calcio di punizione a favore del Catania. Catania che non sembra avere voglia di forzare i ritmi di questa partita. Finora il Lamezia Terme, sono trascorsi 64 minuti, ma siamo già con una Lamezia Terme che non sembra abbia probabilmente la capacità di ribaltare la partita. Proprio per questo motivo il Catania preferisce un po' addormentare la gara e il match, mentre torna un timido raggio di sole a colorare e soprattutto dare più luce al rettangolo di gioco dello stadio Angelo Massimino. Castellini, Russotto che aveva pallone sullo stretto, numero 7 alla formazione del Catania, non si è capito con Castellini. Là davanti invece la possibilità di mettere in movimento Jefferson, ma pallone che transita davvero distanza siderale dal punto di partenza del giocatore brasiliano. Sbagliano quelli della Lamezia, ne approfitta Castellini, la difesa del pallone da parte di Jefferson che avanza, palla al piede degli avversari. Jefferson salta il primo, il secondo, non il terzo, gli chiudono poi movimento offensivo, poi commette fallo su Vincenzo Miliziano. Buona comunque la prova anche dell'altro terzino della formazione di Claudio De Luca, e questo è il momento dello scontro. L'arbitro ha fermato il gioco, comandato il calcio di punizione a favore della Lamezia, ed è una partita che adesso in un certo qual senso il Catania vuole amministrare, o almeno questa percezione, non so Carlo. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con te Angelo, il Catania sta amministrando con sagacia la gara, ci vorrebbe qualche accelerazione soprattutto adesso che è entrato Russotto, ma Baldassarre è un po' fuori dal gioco, è stato in questa partita, ha sofferto il fatto di ancora non conoscere sostanzialmente, non conosce bene i compagni, i meccanismi da attuare, quindi è stato veramente un pesce fuor d'acqua oggi Baldassarre. Lorenzini, Rizzo, giocatore sempre con grande costanza, vice capitano della formazione rossazzurra, mentre dall'ufficio stampa della Catania ci arrivano i dati di questa partita e soprattutto le notizie che abbiamo già diramato, come il premio ad Alessio Castellini, tra l'altro sta giocando una buona partita, con la possibilità pure di vedere ancora Chiarella, che ancora sembra avere voglia e spirito combattivo in questa gara. Ma a proposito di Chiarella, volevo dirti che lui secondo me per caratteristiche è una delle ultime ale destre di ruolo, proprio pure, per dire Donadoni, per dire tanti altri esempi in quel ruolo, che ha delle qualità oltre che fisiche, tecniche veramente importanti, e sicuramente le potrà dare al Catania anche nei prossimi anni. Andrea Russotto, grandi esempi quelli di Carlo Breve, con ovviamente un encomio particolare a Marco Chiarella. Di testa il Catania, Russotto, Cincisca poi preferisce non tirare, preferisce appoggiare a beneficio poi in una posizione più centrale in cui rischiamo di pestarsi i piedi sia Palermo che Jefferson, e perciò pallone che transita quasi innocuo dalle parti di Mataloni. Peccato, perché poteva essere chiusa meglio
questa triangolazione stretta da parte della Catania. Lorenzini dovrebbe avere il collo di una giraffa la Pisarda, e ciò non di meno riesce a mantenere il pallone sul rettangolo di gioco. Rizzo si fa vedere, Castellini preferisce invece lo slot facile per Lorenzini. Rizzo tra due avversari, viene abbattuto senza fallo da parte di Cristiani, avanza palla al piede, Cristiani l'appoggio sul versante di sinistra e la chiusura incredibile da parte di Michele Somma, che va praticamente a tappare una falla che si era andata a creare. Marco Palermo con la punta del piede per Russotto all'interno dell'area di rigore, peccato perché non ci arriviamo a chiudere questa partita, e prima per una così errore di superficialità abbiamo rischiato la ripartenza con Palermo all'altezza del dischetto in cespica, non riesce poi a mettere il pallone in postazione tiro. Si fa vedere invece Adessi sul versante di destra, salta Castellini e per un soffio non arriva all'appareggio il Lamezia Terme con Alma che praticamente, e questa fallisce, è stata la scena più pericolosa, fallisce un gol praticamente fatto. Guardate, Adessi salta Castellini, lo mette in movimento, lì devi soltanto saltare un centimetro di più e mettere il pallone in fondo al sacco. Catania rischia il pari al minuto 69esimo con un colpo di testa fallito da Alma dopo ancora una volta una delle azioni in progressione migliori di Simone Adessi. È stata un'autentica spina nel fianco, Castellini probabilmente ha avuto qualche piccola defiance nel contenere il numero 11 della formazione avversaria, ma ricordiamo che anche lì in mezzo al campo abbiamo parlato di un esordio di Simone Baldassar che ovviamente ha sofferto anche nel trovare la posizione utile a servizio dei compagni di squadra. A quel punto Castellini è stato quasi sempre l'unico baluardo e soprattutto l'ultimo a dover saltare Simone Adessi, autore dei due tiri nei primi 45 minuti e adesso anche della traversone che aveva messo nelle condizioni incredibili Alma di andare al gol del pari. E qui, proprio per questo motivo, non bisogna rilassarsi, il calcio ci insegna che certe partite adesso bisogna chiuderle. Sì, sicuramente il Catania non può commettere l'errore di accontentarsi, ma soprattutto con i nuovi entrati può dare la giocata decisiva. Guardate questo giocatore tra due avversari, strappa gli applausi del pubblico, mette un pallone al centro dell'area di rigore, si va a vedere Russotto chiamato a rientrare nuovamente sulla posizione di esterno a sinistra, non preferisce andare a cercare il dribbling stretto, preferisce il cross, mettono il pallone fuori, la rimessa con le mani. Lorenzini dice che a battere la rimessa con le mani deve essere Castellini, pallone che spiove all'interno della rigore, lo rincorrono in due, si fa vedere anche Terranova, viene braccato da Rapisarda tra due avversari. Rapisarda, la giocata all'indietro, la chiusura poi della Catania con Palermo, la rimessa con le mani e adesso arriva qualche fischio da parte del pubblico, indirizzo ai giocatori della Lamezia, la rimessa con le mani, Rapisarda aspetta che il pallone varchi la linea dell'out, riprese l'operazione di gioco, preferiamo allargare la manovra partendo dai due centrali difensivi, tornando sempre a Rapisarda, finora poche le giocate su Castellini proprio per evitare al giocatore l'uno contro uno su quel settore, su quel fazzoletto del campo dove il più pericoloso degli avversari che Simone Adessi potrebbe trovare lo slancio giusto per rimettere nuovamente in difficoltà la linea difensiva del Catania. Giocata facile di Castellini, si fa vedere pure
Baldassar, 3-2, gesto d'intesa. Baldassar al cerchio del centrocampo, poi un rimpallo con Palermo che si fa vedere sul punto di battuta. Palla però è dei giocatori della Lamezia. Ovviamente abbiamo trascorso un attimo di pericolo e il Catania deve in un certo qual senso riorganizzare le idee. Palermo allunga la falcata, Palermo lungo l'auto di destra del campo, supera il primo avversario, salta anche il secondo. Che giocata di Palermo! E poi incredibile, il gioco però era stato fermato prima del tiro di Jefferson. Ma che giocata quella di Palermo, l'accelerazione, lo strappo di Palermo, poi il primo avversario, il tunnel nei confronti anche di De Luca e poi bandierina alzata per la posizione irregolare probabilmente e la deviazione comunque fuori, girata all'interno dell'area di rigore. Non ci sono gli estremi del calcio di rigore, sorride Jefferson. Di questi contatti in area ce ne sono tantissimi, gesto praticamente quasi d'intesa, ma Jefferson si è nuovamente rialzato senza lamentarsi più di tanto. Catania che dovrebbe cercare di chiuderla questa partita, ci sta provando. Quando siamo giunti al 75esimo minuto e non so se da bordo campo possono aggiungere indicazioni più preziose da parte di Marco Carli, che ha il termometro dei due allenatori. Indicazioni per quanto riguarda il Catania, spesso viene chiesto di cercare Russotto perché insomma sappiamo quanto può essere incisivo e devastante lì sulla sinistra nella sua azione, anche per velocizzare il gioco del Catania. De Luca si rivolge ai suoi soprattutto in chiave difensiva, il ritmo come dicevate voi è abbastanza lento e lui sta molto attento per tentare di tenerla comunque sempre aperta questa partita. Per quanto riguarda i cambi del Catania, vi dico che continuano a riscaldarsi sia Boccia che Buffa che Giovinco insieme a Privitera. Si guarda molto alle condizioni di Castellini, consideriamo che Castellini di tutti i giocatori del Catania è quello che nell'ultimo periodo ha giocato di più, lo sappiamo tutti perché è stato impegnato col Viareggio. Andrea Russotto segnato anche un gol, Castellini, e mi sembra che abbia fatto davvero una gran bella figura con la fascia da capitano della rappresentativa dei dilettanti, e quindi ci fa particolarmente piacere annoverare tra i nostri giocatori di tutto rilievo. Ovviamente abbiamo parlato di Chiarella, giusto parlare anche di Castellini. Movimento in attacco da parte di Miliziano, poi la giocata per Maimone sulla corsia esterna di sinistra, prova ad attaccare adesso il Lamezia, lo fa come al solito con Terranova, lo scambio tra i due, poi la girata di De Luca, palla alta, Castellini prolunga la traiettoria, arriva Russotto, non riesce a contenerla all'interno del rettangolo di gioco. Consegniamo la rimessa con le mani alla formazione di Claudio De Luca, partendo da Adessi, lo scambio ancora e poi con un pericolo pazzesco che corriamo sul liscio da parte di Michele Somma, e stanno attaccando con una maggiore convinzione i giocatori della Lamezia. Adesso c'è Jefferson che probabilmente rischia qualcosa, nel senso che a pallone lontano forse c'è stato uno scambio di tacchettate. Jefferson comunque è sulla traiettoria, il pallone era distante. Marco Zuli, bosniaco, rimane dolorante, vedremo se riusciamo a capire qual è stato il momento. È spintone, ma poi non capiamo la scenata di Zuli, non mi pare sia stato attinto alla caviglia. Palla a due, ma si toccava la caviglia. Sì, a parte questo episodio c'è da considerare come al
credo miglior primo tempo, uno dei migliori primi tempi del Catania, sta facendo seguito uno dei peggiori secondo i tempi. Noi siamo stati abituati sempre a vedere secondo i tempi importanti, molto importanti, dove la squadra ha messo sotto gli avversari, ha strappato sempre la partita. In questa circostanza invece si sta un attimino accontentando di amministrare la gara. Questo non va bene, perché il Lamezia si è reso più pericoloso rispetto alla prima parte di gara ed è una squadra viva che può cercare anche di strappare un pari. Anche perché siamo abituati a passare in vantaggio, mentre, attenzione, Miliziano è diventato un'autentica spina nel fianco per la difesa del Catania. Miliziano era rimasto quasi in torpore nei primi 45 minuti, adesso praticamente è salito in cattedra, li vince tutti lui quei palloni e lì probabilmente Ferraro dovrebbe cercare di mettere un puntello proprio per evitare che da quel versante continuino ad arrivare palloni pericolosissimi per la difesa della Catania. Non so Marco Carri, anche perché c'è stata una sostituzione, è entrato in campo Monteleone, giusto Marco? Esatto, Angelo è entrato Monteleone al posto di Umberto De Luca, specifichiamo sì. Sempre nome e cognome, visto che come dicevi certo tu che sì, a inizio diretta ce ne sono tanti, mentre nel Catania dovrebbe entrare adesso Buffa, vediamo se riusciamo a capire anche per chi, per Chiarella. Buffa entrerà al posto di Chiarella nel Catania. Quindi uscita di Marco Chiarella, inserimento di Buffa, in un certo qual senso manteniamo questo risultato, questo sembra l'indicazione che giunge alla panchina, non rischiamo altri cambi perché per far uscire Baldassare dovrebbe entrare Lorenzo Privitera, che è un classe 2005, o addirittura stravolgere la possibilità di mettere Groaz, ma stiamo parlando di fantacalcio in questo momento. È chiaro che non c'è Forchignone, quindi non c'è un cambio di ruolo per quanto riguarda Chiarella, entra Buffa che è un centrocampista, che è una mezzala, e vediamo ora in che posizione si andrà a schierare. Uscita di Chiarella, inserimento di Buffa, ma con ogni probabilità soffriamo di più sulla linea, sulla cerniera di sinistra, quella che il Catania ha visto praticamente più volte, le galoppate di Miliziano, e adesso l'uscita di Chiarella. Applausi ovviamente per il finora match winner della Catania, giocatore che ovviamente ha tanto da raccontare per questa sua esperienza, la prima in maglia rossa-azzurra, e noi ovviamente ci auguriamo che sia la prima di una lunga serie, se il giocatore dovesse continuare a giocare con questi standard non indifferenti. Andrea Russotto, due tempi, arriva Mataloni, pallone girato centrale, arriva però comunque il tiro in porta, quantomeno per tenere desta la linea difensiva della Lamezia. Eh sì, intanto Buffa si va a schierare da mezzala a destra e Palermo va a prendere il posto di Chiarella proprio da ala destra. Russotto prova a cercare la percussione con un lancio centrale, mette in difficoltà la linea difensiva della Lamezia, chiamata ad un rinvio sbilenco di Mataloni, e vedete primo piano per giocatore appena entrato della Catania, Simone Buffa, subito cercato dalle nostre telecamere, dalla nostra regia, dal nostro staff tecnico, che come al solito ringraziamo. Russotto non riesce ad intercettare il pallone, lo recupera Rapisarda, maiuscola la prova del numero 5 della formazione rossa-azzurra, lo scarico a destra, poi di prima intenzione proprio Buffa aveva provato a scagliare la sfera al centro, Rapisarda su tutto il versante della zona da tre quarti, adesso si è andato a collocare in posizione più centrale, Castellini, Russotto, Rizzo, marcato da due avversari, preferisce poi cedere per il movimento di Palermo, ancora Rapisarda, il controllo, la difesa dello spazio e del pallone
Rizzo buffa, secondo tentativo di lancio, secondo pallone intercettato, poi sul terzo il attocco vede il pallone direttamente andare oltre la linea dell'out, lo recupera quindi direttamente il portiere Mataloni, si riprende quindi a giocare 83 minuti e mezzo, 6 e mezzo alla fine del tempo regolamentare, con Rizzo, Jefferson tra due avversari, anticipato con i piedi, poi chiamato a giocare il pallone Mataloni, amministra sul versante di sinistra il Lamezia, ne approfitta però il Catania con la possibilità di cercare Andrea Russotto sulla fronte di sinistra, solita giocata di Russotto, rientra sulla destra, pallone schiacciato di testa da parte di Palermo, senza particolare energia il tiro, chiuso comunque da Mataloni, si riparte da dietro, attenzione perché adesso c'è Monteleone, palla che viene comunque intercettata, tenuta in campo dalla Catania con Lorenzini, attenzione assoluta del capitano della difesa, mentre Crampi per Baldassar, e sì, ovviamente giocatore che non ha il minutaggio dei 90 minuti normale, che in una partita che lo ha visto catapultato dal primo minuto, dopo tantissima attesa, dopo il suo arrivo, uno degli ultimi arrivati in casa rossazzurra. Calcio d'angolo del Lamezia, salta più in alto di tutti Jefferson, rimette il pallone nuovamente fuori attaccante della Catania, secondo calcio d'angolo consecutivo per il Lamezia Terme, piovono i fischi dello stadio Angelo Massimino, smesso di piovere, adesso è forse il momento migliore della Lamezia Terme, Russotto va a coprire sul primo palo, ritorna poi Cristiani come seconda palla, va ancora una volta Jefferson a fare la barriera umana per evitare che la sfera riesca a transitare oltre la linea che demarca l'area di porta, palla messa fuori, terzo calcio d'angolo quasi consecutivo, sempre sul primo palo, ancora Andrea Russotto, ancora a recuperare la posizione Cristiani, non va praticamente nessuno sul numero 17 della squadra della Lamezia Terme, e sulle seconde palle Cristiani è stato sempre particolarmente presente, lo è anche ora, gioco che l'arbitro però ferma proprio in questo istante per dare anche uno stacco, dopo ci sono i crampi per Simone Baldassar e forse è il momento di Privitera, questo potrebbe essere ovviamente la sostituzione che ha già in serbo il tecnico del Catania, che dice soltanto di aspettare un attimo, Baldassar non ce la fa, non riesce e arriva la sostituzione, giusto? Marco. È proprio così, entra Privitera al posto di Baldassar, 2005 per 2004, ovviamente emozionato anche Privitera, che è stato chiamato a gran voce da Ferraro, che gli ha detto vieni qua subito perché devi entrare, il ragazzo sta per entrare in campo proprio al posto di Baldassar. In bocca al lupo a Lorenzo Privitera, classe 2005, ragazzino, e ci fa piacere che comunque Carlo, questo campionato ha dato la possibilità a dei ragazzi quantomeno di poter dire quel giorno allo stadio Massimino con 18.000 persone contro Lamezia Terme, sono un classe 2005, ero un ragazzetto e ho giocato una partita, no, altrimenti senza questa regola Privitera avrebbe visto la partita probabilmente in curva. Stiamo parlando dei ragazzi del 2005, hanno 18 anni, Angelo, non sono proprio così piccoli, ecco. Sì, però Li vediamo in altre realtà che giocano nei massimi campionati, i diciottenni, i diciannovenni. Da noi purtroppo, grazie alla regola solamente che c'è nei dilettanti, hanno la possibilità di giocare grande. Jefferson nel frattempo ha provato uno di quei gol, è tutto sudamericano, ma stavolta la girata, la torsione non è riuscita al 100%. È ovvio, Carlo, che
ci lamentiamo spesso proprio di questa circostanza. Proprio per questo motivo l'approdo a questo campionato ha dato la possibilità a me e a tanti altri, ovviamente, che sconoscevano il torneo. Intanto c'è il campionato. Un'ottima giocata, sì, di Privitera, che ha subito una grande corsa, insomma, entrato, ma questa tanto vituperata regola degli under invece mi sembra io la trovo giustissima, e la trovo da mutuare, sì, in tutte, esatto, le categorie. Bravissimo, non per soltanto dare l'opportunità anche, sì, nei professionisti di fare esordire, di fare giocare tanti diciottenni, diciannovenni, che sono sicuramente il futuro del calcio. Non ci lamentiamo poi se gli esiti delle nazionali italiane o se poi gli esiti dei campionati, del ranking internazionale del campionato italiano, si abbassi, quando invece altrove esordiscono ragazzi a 17-18 anni anche in Champions League. Esatto. Diciamo che sono mosche bianche, però esistono, ed esistono regole non scritte in altri campionati che in Italia dovremmo in un certo qual senso mutuare proprio da questo torneo dilettantistico e portarlo, perché no, anche tra i professionisti. Non mi pare fantacalcio, ma potrebbe essere davvero una buona idea, proprio per consentire a ragazzi come Lorenzo Privitera di esordire in una partita ufficiale a 18 anni. Palla che si muove a centrocampo, adesso la rincorsa per la possibilità della Lamezia Terme, affidata praticamente a 1 minuto e 20 secondi. Vedremo quando ci sarà e quale sarà il recupero consegnato dal direttore di gara. Attenzione, perché c'è Adessi ancora una volta, il pericolo che aggiunge dal destro di Miliziano, partita da incorniciare, e poi la girata di Alma, fuori c'è Marco Carli per dirci quanti minuti ci saranno di recupero. Sono 5 minuti di recupero, ma oltre questo ti dico che quando ha saputo la notizia Ferraro non è stato particolarmente contento, insomma qualche parolina è venuta fuori, non era proprio soddisfatto di pensare ad altri 5 minuti di partita. E 5 minuti possono starci, nella misura in cui ci sono state tutta la girandola di sostituzioni da una e dall'altra parte, e il gioco poi è stato interrotto. Forse 5 sono troppi, ma insomma, non sono neppure una valutazione eccessiva. Jefferson, lato corto dell'area di rigore, Andrea Russotto prova a chiudere un triangolo, ma lo fa con un lato troppo serrato, poi il brasiliano commette fallo, dice non ho fatto fallo, sorride al direttore di gara dicendo che non è proprio così, però guadagna secondi preziosi, e forse in questo momento al Catania serve fare soltanto girare la lancetta del cronometro. Sì, devo dirti, Angelo, che dal punto di vista fisico il Lamezia ha retto più di tutte le altre squadre di questa categoria il secondo tempo del Catania, ha retto fisicamente, anzi è stato più pericoloso proprio nei secondi 45 minuti. Ciò significa che il lavoro dello staff e di Alessandro Russo, che ho avuto con me parecchi anni tra, sì, Adrano e da Cireale, è un lavoro prezioso, è un lavoro fatto con grande serietà per il professionista che è Alessandro, quindi si merita, e i risultati si stanno vedendo, perché non ho mai visto una squadra reggere così bene il campo. Ci ha provato nel frattempo Alma ancora una volta sulla versante di sinistra, però esce Beters con grande autorevolezza, tant'è vero che l'uscita viene sottolineata dagli applausi del 18.000 dello stadio Angelo Massimino, che sono la cornice ideale per questa partita che si snoda già al secondo minuto di extra time. Dei 5 concessi ne rimangono ancora 3 da giocare. Il Lamezia Terme mantiene così affidate a questi 180 secondi scarsi la possibilità di poter acciuffare il pareggio contro il Catania all'interno dello stadio Angelo Massimino e fermare la corsa vittoriosa della formazione rossa-azzurra. Non c'è fallo commesso da Maimone, lo dice il direttore di gara, mentre dalla panchina Claudio De Luca continua a dare ordini ai suoi uomini. Il solito movimento di Miliziano, stavolta lo chiude Andrea Russotto. La tensione disegnata nel volto del giocatore con la maglia numero 7 della formazione rossa-azzurra, mentre Claudio De Luca dice a tutti i suoi uomini di andare avanti, di andare a cercare di chiudere questa partita. Ancora il capitano
Giuseppe Maimone la rimetterà sicuramente lunga, quasi una specie di calcio d'angolo, battuto con le mani, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, prova una botta dalla distanza, la Lamezia Terme la respinta, poi c'è un fallo in attacco con giocatore del Catania che rimane contuso, attenzione perché botta allo sterno, chiedono subito l'intervento dei staff, ma non mi sembra che ci siano grossi problemi per Simone Buffa, che nel frattempo spiega ai compagni di squadra quello che è accaduto. Sì, una bella botta l'ha presa, numero 33 della formazione rossazzurra, ma non ci sono state conseguenze particolarmente significative per il giocatore classe 2001 della Catania. Si riparte però a giocare con un calcio di punizione mentre scocca l'ultimo minuto di partita, probabilmente l'arbitro intenderà prolungare di una manciata di secondi anche il quinto minuto di recupero. Signor Ciro Aldi di Lanciano ha diretto una buona partita, squadra che insomma non hanno dato spunti poi particolari né per proteste né per letture critiche da parte del direttore di gara, ha fiscato il giusto, ha ammonito quello che doveva essere fatto, ne ha fatto le spese Giuseppe De Luca per il Catania, per il resto ordinaria amministrazione per il direttore di gara che oggi ha esordito anche lui allo stadio Angelo Massimino. Per lui la prima, così come è stata la prima storica tra Catania e Lamezia Terme, non Vigor ovviamente, ma Lamezia Terme, questa nuova società, mentre Castellini preferisce mettere il pallone al riparo da tutto e da tutti, girando di testa uno spiovente che arrivava da sinistra ma da posizione comunque irregolare, rifiata pertanto il Catania. Siamo già oltre il sedicesimo secondo, 20 secondi oltre il quinto minuto di recupero, abbiamo detto che il avrebbe sicuramente recuperato il l'arbitro, e Marco Cardi forse ci dà ancora qualche sì, ulteriore conferma. Angelo, nel momento dello scontro precedente, quello nell'area del Catania, l'arbitro ha segnato intanto Luca Russotto, il gol di Andrea Russotto. E mentre Marco Carli mi stava raccontando che c'era un recupero, Russotto ferma il pallone col destro e lo scaglia come una fiondata pazzesca, dritto per dritto alle spalle di Mataloni e sotto la curva nord, quando ormai il tempo sembrava scaduto, quando ormai la partita sembrava destinata al risultato di 1-0, un calcio di rigore in movimento di Andrea Russotto dà praticamente la lezione forse più severa alla Lamezia Terme, che aveva avuto la possibilità nei secondi 45 minuti di cercare il gol del pareggio e poi sullo lungo lancio sì. di Betters arriva l'assist man che è Betters e arriva Russotto che pianta il pallone come si fa con stop la bandiera impeccabile. Esattamente come la bandiera sulla luna, no? La metti lì e poi lo fermi e tiri, che gol. Eh sì, il primo controllo è quello più importante, è quello che ti permette di eseguire l'altro gesto tecnico in maniera impeccabile, così è stato per Russotto, da manuale di tecnica calcistica. Incredibile, perché il Catania, adesso che l'arbitro fischia tre volte la fine della partita, insegue il record più vicino, che è quello di 15 vittorie consecutive